Ciao a tutti e benvenuti al Pur Parlé Stories. Quest'oggi ho il piacere di avere qui con me il signor Claudio Lippi. Prego. Intanto ben trovato. Ben trovato. Facciamo una piccola precisazione. Signore, lo togliamo. Claudio, lo lasciamo. Il piacere di essere qui sarà tuo, ma è molto più mio. Chiuso, posso rispondere alle domande. Grazie. Allora, una figura importante nello spettacolo. La vita è spettacolare? Allora, la domanda per me è fin troppo intelligente. Il problema sarà usare altrettanto intelligente nella risposta. La vita è spettacolare se la sai guardare con gli occhi di chi la sa apprezzare. Se la vita deve diventare un problema e tutto quello che la vita ci dà viene interpretato come problema, è uno spettacolo orrendo. Se guardiamo il bello che la vita ci dà, le occasioni, le opportunità, quelle di superare anche gli ostacoli, di non considerare gli ostacoli, ma andare già con la volontà oltre quell'ostacolo, la vita è più che spettacolare. Quanto rimane difficile mantenere il nome? Secondo me è legato al fatto di come tu sia arrivato ad avere una popolarità, nel senso che io ho la fortuna di fare un mestiere nel quale non devo cambiare il mio modo di essere, al di là del rispetto che comunque mi hanno insegnato i grandi maestri, Corrado, i Vianelli, ma il buongiorno, di come questo mestiere comporti il fatto di rispettare il pubblico, ricordare che entriamo in casa della gente, quindi sempre con un aspetto che sia dignitoso, un saluto all'inizio e un saluto quando si lascia. Quindi le regole essenziali dell'educazione. Mantenere il nome è legato alla coerenza. Se come spesso accade, tu sei più personaggio che persona, rischi, quando il personaggio magari è un po' meno presente, di perdere quell'affetto che il pubblico magari ti ha regalato. Quanto è importante nello spettacolo sapere improvvisare? Secondo me è determinante, ma parlo per interesse personale, cioè io, se mi dai un copione, posso fare miracolosamente una volta quello che è scritto, se me lo fai fare la seconda volta non riesco proprio più, perché per me lo spettacolo, come lo intendo io, è mettere a disposizione di un interlocutore, sia un concorrente, sia un intervistato, in condizioni di avere l'empatia che può aiutare. L'empatia non si costruisce, l'improvvisazione l'abbiamo visto, ci sono Fiorello, io lo porto sempre ad esempio, è il maestro dell'improvvisazione, però da molti anni, con degli autori che hanno capito la sua natura, lui improvvisa su un canovaccio però di precisione, cioè parti qui e arrivi qui, in mezzo puoi fare quello che vuoi, l'importante è che tu riconosca la partenza e l'arrivo, altrimenti diventa confusione. Cioè, il pubblico ha la memoria breve? Secondo me no, nel senso, sì, cioè, se mi concedi, se mi permetti un minimo di spiegazione, bisogna vedere in che ambito. Però il pubblico che io conosco è quello che rappresenta l'universo televisivo, quindi quando si dice gli italiani hanno visto una parte di italiani, che è quello che è costituito da coloro che accendono e guardano la televisione, secondo me è intanto prevalentemente over 50 sicuramente, quello parlo della migliaia di Rai 1, di Canale 5, insomma in assoluto è un pubblico maturo. È difficile, oggi i giovani hanno altri canali, hanno altri interessi, quindi non è così facile catturarli con la televisione. Quel pubblico, secondo me, è quello che ricorda il passato della televisione, che tutti riconosciamo essere stato un passato pieno di spettacolo, il famoso varietà, e tanti personaggi, e secondo me a quello il pubblico regala sempre l'affetto, fino a che ovviamente ci fanno compagnia su questa terra. Insomma, esemplare è stato l'affetto che hanno decretato, ma lo dico con serenità, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, che ha dimostrato che l'onestà intellettuale e il modo di essere non personaggio ma persona
è stato, ahimè, premiato, dove sarebbe stato meglio non accadesse, con davvero una manifestazione di amore come un familiare. Quanto devi essere persuasivo? Tanto da non fare niente per esserlo. Cioè, non è una missione quella di fare, almeno nell'ambito del mio mestiere, che è la conduzione, fare da tramite fra una cosa che deve accadere e il momento in cui accade. Diffido delle capacità di persuasione, sono certo che sia molto meglio essere se stessi, coerenti, se poi sei credibile tanto meglio, però non è detto che io non devo persuadere nessuno a fare una cosa, dobbiamo imparare a ragionare con la nostra testa e a scegliere. Le piace tramandare? Scusatemi, le piace, mi stai dando del lei? Dimmi tu, io allora ti rispondo. Mi piace tramandare il tuo fare. Non credo di avere eredi in questo senso, non credo nelle eredità in ambito di spettacolo. Io ho imparato tanto e ho avuto la fortuna di avere come maestri da seguire, da cercare di capire quello che ritenevo potesse essere anche appartenente al mio carattere, i buongiorni, Corrado, soprattutto Corrado. Quando dicono è l'erede di Corrado, io mi spavento, perché non, nessuno in questo senso può ereditare. Poi ovviamente, come dire, usare il maestro per imparare a farlo questo mestiere, poi lo devi fare per come sai farlo, non credo di avere eredi, anche perché non ereditano quasi niente. Quanto amplifica ad oggi la diffusione di contenuti internet? Conta moltissimo, certamente, come realtà che dobbiamo guardare cercando di fare però una selezione. Cioè, l'internet come tecnologia, quindi come progresso, come possibilità di conoscere e di sentirsi cittadini del mondo per la sua globalità, perché se accade una cosa all'estremo della Cina, dopo una frazione di secondo la sai qui. Però cerchiamo di usarla con l'intelligenza di questo tipo. Se deve essere usata così come avviene ormai quasi normalmente sui social, nei quali qualcuno scarica le frustrazioni, le repressioni di una società nella quale rischi di sentirti un numero zero, e per sentirti vivo offendi gratuitamente, perché questa non c'è capacità critica, c'è soprattutto l'offesa. Io credo che a questo punto non possa essere favorevole a internet, quindi speriamo che diventi un mezzo da usare come tecnologia avanzata e non come modalità di insulti. Internet è davvero una ragnatela? Guarda. Ma ti dirò, io sono davvero sempre abbastanza imbarazzato su questo tema, perché la mia generazione ha vissuto tranquillamente senza cellulare e non siamo morti, ha vissuto scrivendo le lettere e non le mail e non siamo morti. Però mi rendo conto che è un discorso che rischia di essere apparentemente solo qualunquistico nel dire non se ne può più fare a meno. Io spero davvero che si impari ad usarla al meglio e non. Ti dico una cosa, la terza puntata di questo ho dato un pensiero. Internet è un mezzo, non un fine. E con questo, grazie al cielo, hai risposto in modo intelligente, tanto quanto non ho saputo fare io, ed è vero. L'essere umano è ghiotto di notifiche e messaggi? Credo che essere umano, che spero tu intenda nel senso non di genere animale o umano, essere umano, quindi disponibile ad essere solidale con gli altri uomini o donne, insomma con il tuo genere, io credo che sia un messaggio nascosto, nel senso che non devi far fatica, non devi costruire il messaggio, è il comportamento che diventa un messaggio, quindi se più umano sei,
più induci anche gli altri ad essere a comportarti in modo più umano. Manca in questo momento, c'è molta rabbia e ci saranno anche dei buoni motivi. Se noi recuperassimo un po' il fatto di sentirsi non solo come il discorso religioso, e non voglio offendere chi crede, però l'essere fratelli, solidali fra esseri umani, io credo che farebbe meglio alla società. Tempo fa mi è stato dato un pensiero molto interessante alla seconda puntata di questo talk show da mio nonno, che purtroppo non c'è più, che ha detto: abbi il tuo che nulla ti manca. Condivide? Beh, intanto condivido per forza, perché la saggezza dei nonni, del tuo e in assoluto di una generazione che ha vissuto momenti difficili, la guerra, le guerre e così via, la fame, la saggezza dei nonni dovrebbe essere sempre presente, ma già a scuola, i maestri, io vorrei che i nonni fossero presenti e diventassero i nonni di tutti, cioè, perché quella saggezza che viene chiamata popolare è la saggezza di chi ha fatto le esperienze, e cosa c'è di meglio di sentirsi raccontare l'esperienza, poi con la possibilità di capire, di scegliere se comportarci in quel modo o in un altro. Per cui viva i nonni, peraltro sono direttamente interessato avendo una nipotina da 7 anni, quindi sono nonno. E Mia, si chiama Mia con la Y, Summer, come estate. No. Guarda Mia, poi questa cosa la rivedremo insieme, un giorno voglio fartela conoscere, se avrai la possibilità e la voglia di ospitarci. Possono essere chiavi di lettura sacrificio per speranza? No, sono secondo me sono termini un po' persi, un po' come dire, in disuso, fuori moda, ma io credo che nella vita qualunque cosa tu ti prefigga, se hai un obiettivo, non è un obiettivo che raggiungi con un'autostrada, normalmente è la fatica, è la perseveranza, è il sudore, è il superare le delusioni, è avere la voglia di arrivare con un progetto che riguardi il tuo modo di essere gratificato, non arrivare per essere conosciuti, per i soldi, per la popolarità in assoluto. Quindi credo che siano termini, c'è una frase che ho letto di cui non ricordo l'autore. Cioè, scusa, è la luce verde del microfono, la base. Ah, cosa devo fare? La luce verde. Sì, ok. Okay. La rifacciamo? No, la ascolto. Ok. C'è una frase che dice che soltanto nel dizionario la parola sudore viene dopo sacrificio. E in effetti prima di tutto viene il sacrificio, che è fatto di sudore per arrivare al successo, e successo viene prima di sudore, e quindi non è vero che arriva il successo, prima c'è il sudore, poi il successo, solo nel dizionario, e io ci credo molto. Per lei? Chi? Scusi? Per te, è tutto possibile a chi crede? È importante saper credere e credere in qualcosa che arrivi dal fatto che tu sappia che puoi arrivare a credere qualcosa, nel senso, parli del credere in assoluto o solo quello, il credere in un progetto, in questa vita, in questa cosa che sto facendo, ci credo. Se devi credere, mi permetto, ma non voglio fare né il saggio né il guru, non è da me, però credere e avere un'ambizione è sacrosanto, è un diritto sacrosanto, è un obbligo quasi, però è un obbligo anche capire i propri limiti. Se credi in qualcosa che pensi di poter ottenere, ma sai già a priori che magari comporta un compromesso e tu non sei tipo da compromesso, è inutile credere in quell'obiettivo, meglio fare passi progressivi, imparare e sapere che quello in cui credi lo puoi fare, determinato da te e anche da un po' di fortuna di qualcuno che ti creda.
Claudio, siamo arrivati alla fine. No, alla fine non c'è per nessuno e mai. È un momento in cui ci diamo una pausa per questa. Ecco. Ricordo il mio sito che è www.deportpanne.com. Cercare sacrifici sempre. Certo. E mi auguro buona vita a tutti. Ciao. A prestissimo. Grazie. Grazie.